Oltre 50 atleti in gara, ben 60 tra incontri ed esibizioni vissuti in una sola giornata, un pubblico composto da circa 500 spettatori. Successo di sport e numeri, quello della quarta edizione di Combat Mania Fight and Dance, evento di spessore internazionale ospitato domenica 17 novembre dall'Ipanema Club di Barletta e impreziosito dalla presenza di protagonisti delle Fiamme Oro. La manifestazione, organizzata dalla Combat Academy Barletta di Antonio Lisi e patrocinata dal CONI, ha portato nella città della disfida atleti e professionisti di ogni età che si sono sfidati nel pugilato, nel K1, nel kick light e nel muay thai. Barletta risponde sempre bene, Barletta dimostra questa voglia di cambiamento. Barletta nella storia racconta diversi professionisti di sport, proprio nell'ultimo ventennio c'è stato qualcosa che è cambiato, si sono direzionati verso altre discipline sportive, però adesso le cose stanno tornando a cambiare, noi stiamo facendo di tutto perché ciò possa migliorare sempre di più, perché per sport da combattimento non bisogna subito pensare solo alla violenza, anzi. Un mix di sport, musica, agonismo e divertimento con la partecipazione di protagonisti di ogni età, dai ragazzi più giovani di 12 anni fino a professionisti abituati alla pressione di match internazionali. A distinguersi per la società di casa sono stati Antonio Di Staso, Angelo Ragnatela e Michele Lamparelli nel pugilato, Pasquale Sabino, Daniel Ragnatela, Raffaele Fiorentino, Marco Colavito, Ruggero Sardaro e Luca Di Benedetto nella specialità kick light, mentre tra i professionisti nel K1 hanno meritato una menzione d'onore Daniele Scuro e Corrado Corvace. Lo sguardo però è già rivolto al futuro. Sicuramente daremo continuità a questo, con la speranza che ci possa essere anche l'attenzione da parte di qualche ente nazionale.